Ragazzi, innanzitutto vi ringrazio, lo dicevo anche prima, perché è bastata un po' di preghiera con voi, giovani del rinnovamento nello spirito della Basilicata, per ricaricarmi io stesso spiritualmente. Ho sentito in mezzo a voi la presenza del Signore, del resto la sua parola non manca mai di essere verificata da noi. Egli ha detto: dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. E allora il Signore è veramente in mezzo a voi. Il Signore è in mezzo a noi e compirà in questi pochi giorni nella vostra vita delle meraviglie, le cui tracce luminose resteranno a lungo, ecco, nella vostra esistenza. E prima Carmine ha illustrato quel passo del profeta Isaia in cui è scritto che Dio non si dimentica mai di noi. È scritto che Egli tiene il nostro nome sulla palma della sua mano. Ora, mi è venuto in mente questo, no? Il Signore, dopo aver detto tengo il tuo nome sulla palma della mano, dice: io guardo sempre le mura di Gerusalemme, quella Gerusalemme che era stata espugnata perché il popolo si trovava in esilio, le mura non erano servite. Ma ecco, scrivere qualcosa sulle mani era come un promemoria per loro. Per i giudei di quel tempo, loro non si legavano qualcosa al dito, ma scrivevano, facevano un segno sulle mani. Allora, che cosa vuol dire questo? Che Dio ci tiene sempre davanti, non può dimenticarsi di noi. È quasi una fissazione, permettetemi il termine, la sua. Egli si è preso una fissazione per noi, cioè è innamorato di noi. Quando uno per amore tiene sempre davanti agli occhi un'altra persona, quando è innamorato, allora l'amore di Dio nei nostri confronti non è un amore stantio, quasi d'acqua ferma, putrida. È un amore vivo, è un amore che scorre, è un amore perenne che non viene mai meno, perché Egli ci ha sempre davanti agli occhi, non può mai dimenticarsi di noi. Non solo, ma le mura erano il modo attraverso cui la città santa veniva difesa. E quindi Egli si preoccupa quando pensa a noi della nostra sicurezza, della nostra vita, del nostro bene, della nostra salvezza. Anche quando sembra che noi ci siamo smarriti in un deserto senza strade, anche quando le promesse di Dio sembrano essere venute meno, per cui siamo in esilio, siamo nell'oppressione, siamo nella schiavitù, siamo nella tristezza, ecco, Dio non si dimentica di noi. È sempre preoccupato perché nessuno ci tocchi, per la nostra sicurezza. Perché il dolore più grande di Israele durante l'esilio non era la schiavitù, non erano le privazioni. Il dolore più grande di Israele era il fatto che con l'esilio le promesse di Dio erano venute meno, sembrava così almeno, e quindi sembrava che Dio lo avesse abbandonato. Ma noi rimaniamo prediletti e amati da Dio anche quando Dio sembra sconfitto dagli idoli. Anche quando sembra che Egli non si preoccupa di noi, noi siamo i prediletti. Egli, come hanno letto, no? Al Senato qualche giorno fa hanno fatto un concerto e poi hanno letto Manzoni quest'anno, non hanno letto Dante. Dio non toglie mai una gioia ai suoi figli se non per prepararne una maggiore e più durevole. Allora, anche nel momento in cui tutto sembra
tramare contro di noi tutto e per il nostro bene. Egli ci vuole bene, Egli ci incoraggia, Egli ci sostiene. Ma perché, carissimi fratelli e sorelle, i giovani di questo tempo considerano il tempo natalizio solo un periodo in cui, non essendoci scuola, ci si può sballare notte e giorno, in continuazione? E non si approfitta invece per approfondire l'amore di Dio per noi, che è la gioia più grande. Non c'è gioia più grande delle gioie spirituali. Oggi è anche la festa dei santi innocenti, questi bambini uccisi da uno Stato, da Erode. Il re rappresenta lo Stato, no? Vi ricordate? Per noi lo Stato è organico, ci sono tante istituzioni, la divisione dei poteri, ma anticamente il re era tutto lo Stato, no? Il re solo diceva l'état c'est moi, lo Stato sono io. Il re era tutto prima. Rappresentava tutti i poteri, legislativo, esecutivo e giudiziario. Lo Stato uccide degli innocenti, uccide degli indifesi. Lo Stato, che dovrebbe tutelare le persone che contiene, diremmo noi i cittadini, con una parola anacronistica per il tempo di Gesù, ebbene, uccide, permette l'uccisione, permette la prevaricazione. E c'è anche tanta poesia melanconica nel ricordare i santi innocenti. Negli inni della Chiesa vengono rappresentati come dei bambini che giocano davanti all'altare con la palma e la corona. La palma è il simbolo del martirio. La corona è il segno della vita eterna conquistata. Conquistata ma donataci soprattutto, noi saremo incoronati da Dio. Chi sono i santi innocenti del nostro tempo? Sono i bambini abortiti. Da uno Stato i cui responsabili non reputano più necessario Dio per il funzionamento della macchina politica. Inquinati nella loro mente dal relativismo, avvelenati nella loro ideologia dal materialismo, da una opposizione pregiudiziale a tutto ciò che è sacro, considerando il cristianesimo un relitto, un fossile del passato, che cosa fanno i nostri governanti? Permettono leggi inique, e queste leggi, una di queste leggi inique, insieme ai divorzi, alle separazioni, alle coppie di fatto e compagnia briscola del diavolo, ebbene, una delle più inique è quella dell'aborto. E non lo dico io, lo dice il Concilio Vaticano II, l'ha ribadito anche ultimamente il nostro beneamato Papa Francesco, quando ha detto che l'aborto, l'ha ribadito, è un abominevole delitto. Abominevole che vuol dire? Che ci degrada nella nostra umanità, abomine, ci sminuisce, ci fa diventare belve, perché una volta erano i genitori che si sacrificavano per i figli, anche a costo magari di soffrire una vita, purché il figlio avesse un'idea e una realtà di famiglia santa, un nido. Invece adesso sono i genitori che sacrificano i figli ai loro progetti di felicità, che però quando vanno contro la legge di Dio non potranno mai portare gioia e felicità a loro stessi. Nessuno si illuda. Ecco, senza Dio non c'è felicità. Senza Dio non c'è salvezza, senza Cristo la società implode. E perché l'aborto, carissimi amici, ragazzi e ragazze, perché l'aborto è un delitto abominevole? Perché è un vero omicidio ed è perpetrato verso persone che non possono difendersi. Qualsiasi persona uccidi,
un po' si può sempre scostare, si può difendere, si può in qualche modo riparare, ma un bimbo nel grembo della madre come fa a ripararsi? E poi è abominevole perché? Perché proprio i medici, gli infermieri e prima ancora i genitori dovrebbero amare di più quella persona umana. I medici e gli infermieri dovrebbero curare quella persona umana. Invece la genitorialità è satanicamente degradata. Il genitore diventa l'assassino del figlio, proprio come i popoli cananei che circondavano Israele, i quali mettevano a morte i loro figli per soddisfare gli idoli muti. E gli idoli del nostro tempo sono questa ricerca del benessere nonostante gli altri, la felicità individualistica ad ogni costo, che non otterranno mai. E questa non è una maledizione, ma è una constatazione di come vanno le cose. I genitori che più dovrebbero amare i figli li uccidono, i medici che dovrebbero curare i bambini li eliminano. Vi dico un'altra cosa e termino. Un giorno stavo compiendo un esorcismo e si trovò, diciamo tra virgolette, per caso un prete a questo esorcismo. Delle volte partecipano anche altri preti. E questo prete è molto impegnato nella difesa della vita nascente. Addirittura ha fatto un piccolo, si è ritagliato come una piccola aiuola all'interno del cimitero della città di Potenza per mettere i feti dei bambini abortiti. Lui fa domanda alle mamme e le mamme liberamente rispondono, quindi non è nessuna costrizione. Quindi seppellisce i corpi dei bambini abortiti, spontaneamente oppure, Dio non voglia, con aborto procurato. E a un certo punto il demonio cominciò a gridare, ecco che è arrivata quella donna, ecco che è arrivata quella donna. La Madonna, no? Lui non la chiama Madonna. Quando non dice bestemmie e parolacce, la chiama quella donna. È arrivata quella donna con tutti quei cosettini piccoli attorno a lei. Io non voglio che quei cosettini piccoli conservino il corpo. Deve andare nella spazzatura. Deve essere bruciato come la spazzatura. La gioia di Dio è l'uomo vivente. La gloria di Dio è l'uomo vivente. La gioia del maligno, la gioia malsana, amara. Il piacere amaro del maligno è la distruzione dell'essere umano. L'aborto è una delle più grandi invenzioni del diavolo. E nessuna pretesa postmoderna e fintamente femminista che vede l'aborto come un segno di conquista o di emancipazione di chi che sia può cancellare questa verità che è come un tabernacolo posto davanti al sole. Neppure gli occhi malati possono non vedere questa verità. E allora la Vergine Maria, carissimi giovani, la Vergine Maria e i bimbi abortiti, i santissimi innocenti, non solo quelli di 2000 anni fa, ma quelli di adesso, quelli confessarono e anche questi confessano il Cristo senza saper parlare, perché il diavolo vuole distruggere in loro l'impronta dell'uomo, Gesù Cristo, a immagine del quale ogni uomo viene creato. Questi bimbi piccoli e santi che giocano davanti all'altare con la palma e la corona possono intercedere per noi, perché diventiamo custodi della vita, difensori della vita. Così sia. Amen.